Giorni di fuoco con temperature record oltre 40 gradi, previsto un caldo al fine settimana. Vivacchi in Piazza Duomo, l'assessore Leoni, fenomeno all'attenzione del comune. La campagna del PD sul salario minimo arriva anche a Prato, da domani la raccolta firme. Un drago barbuto recuperato all'interno di un'aiuola in un condominio è stato adottato da un vigile del fuoco. Buon libro da 100 euro per chi completa il percorso multimediale della rete dei musei di Prato. Buonasera dalla telegiornale di TV Prato, sono giorni di caldo torrido con temperature record oltre 40 gradi, ma presto lo scenario meteo è destinato a mutare. Le temperature infernali di questi giorni hanno cambiato anche il modo di lavorare in alcuni settori e intanto il pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano per ora resiste, vediamo. Sole, caldo insopportabile, temperature che schizzano fino a 40 gradi ed oltre. Sono giorni estremi sul fronte meteo quelli che si stanno vivendo a Prato e in tutta la Toscana, dove i termometri da tempo segnano massime vicine ai 40 gradi. Ieri e oggi in molte parti della nostra regione, Prato e provincia compresa, i 40 gradi sono stati raggiunti e anche superati. La buona notizia però è che il peggio sembra alle spalle, anche se il calo non sarà drastico ma graduale con l'avvicinarsi del weekend. Già domenica, secondo le previsioni, si avranno temperature più accettabili. Poi i modelli dicono che da lunedì lo scenario cambia decisamente per l'arrivo di una perturbazione atlantica che spazzerà via l'alta pressione africana, portando le temperature non oltre 28-29 gradi e quindi di qualche grado sotto la media del periodo, ma soprattutto il possibile arrivo di precipitazioni e fenomeni che potrebbero risultare anche intensi. Il cambio più deciso arriverà nella giornata del lunedì, ma vediamo questa mappa che ci mostra l'anomalia della temperatura in quota, vediamo come si parte con un colore rosso anche acceso sull'Italia, via via questa macchia più blu si avanza dall'Atlantico verso il Mediterraneo e arriverà sull'Italia tra lunedì e martedì, portando un deciso calo delle temperature che da valori molto sopra la media passeranno a valori in media o anche leggermente al di sotto. L'ultima tempesta di calore ha riportato d'attualità la questione relativa alla difficoltà di effettuare in queste condizioni climatiche alcuni lavori, come quelli che si svolgono all'aperto in ambienti chiusi non climatizzati. L'INPS già da anni ha previsto l'attivazione della cassa integrazione per i lavori più a rischio, come quelli di stesura del manto stradale, lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione. Le imprese edili, per cercare di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in questi giorni hanno cercato di anticipare l'inizio dei turni di mattina per prevedere pause più lunghe a metà giornata, quando le temperature sono più alte e lavorare all'aperto diventa proibitivo. Fortunatamente il grande caldo per ora non ha avuto conseguenze dirette sugli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, che si sono attestati in media sui 200 al giorno, in calo rispetto anche a luglio, probabilmente anche per l'effetto vacanze che ancora non ha riempito del tutto la città. Torniamo a parlare dei bivacchi in Piazza Duomo. Ieri lo sfogo di residenti e commercianti sullo stato di degrado della zona. Oggi la replica dell'assessore comunale alla sicurezza Flora Leoni. Fenomeno all'attenzione dell'amministrazione, ha detto. Presidi in funzione antibivacco in azione dallo scorso giugno e la speranza che il fenomeno diminuisca con l'inizio dell'anno scolastico, quando Palazzo Vestre inizierà ad ospitare gli studenti del Dagomari. Il giorno dopo lo sfogo di residenti e commercianti riguardo al degrado di Piazza Duomo interviene l'assessore comunale alla sicurezza e polizia municipale Flora Leoni. Il problema dei bivacchi sul sagrato del Duomo e sulle scalinate di Palazzo Vestre, dice, è un problema annoso, ma verso il quale l'amministrazione mantiene alta l'attenzione. Dal giugno finché è stato possibile vi sono stati dei presidi negli orari in cui il fenomeno si manifesta in maniera un pochino più acuita, cioè dalle 17 alle 19. Noi sappiamo anche che dalla settimana prossima Palazzo Vestri, che è la parte sicuramente più interessata a questo fenomeno perché è anche quella più all'ombra, diciamo, e inizierà un'attività scolastica, quindi verranno aperti perlomeno in questa fase preliminare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, degli uffici, e quindi ci sarà un presidio sociale, informale, e comunque abbiamo già attivato tutta una serie di comunicazioni e informazioni anche con i centri d'accoglienza, proprio perché il fenomeno, che dovrebbe diminuire in maniera spontanea, dovuta appunto all'apertura della scuola, vi sia anche un'informazione un pochino più diffusa. Le richiedo perché è capitato che magari alcuni agenti non siano intervenuti per far alzare le persone e far rispettare le regole?
questo me lo dice lei e io ci credo sicuramente sia così, però non posso rispondere dell'operato degli agenti che hanno la massima autonomia. Dal comando di Piazza Macelli fanno sapere che ammontano a 9 le sanzioni amministrative per bivacco elevate da gennaio a giugno di quest'anno. In tutti i casi è stato emesso un DASPO con obbligo di allontanamento dall'area per 48 ore nei confronti dei vari soggetti. Rispetto a Via Magnolfi, l'assessore annuncia che verranno potenziati i sistemi di illuminazione serale della strada, mentre sul caso di marginalità di Via Giolica di Sotto, dove un giovanissimo senza tetto sosta su una panchina trasformata in dimora di fortuna, creando apprensione per le sue condizioni di salute e anche per i comportamenti aggressivi talvolta manifestati, Leoni spiega che non è possibile intervenire contro la volontà del soggetto. La situazione è sicuramente monitorata, vi sono stati fatti accessi sia da parte della Polizia Municipale ma anche da parte delle forze dell'ordine. È intervenuta più volte l'ambulanza chiamata appunto dai residenti che temevano per la salute di questo ragazzo. Non è facile nemmeno per gli operatori di strada che stanno seguendo da vicino la questione, perché è una vicenda di marginalità. E stabilisce un contatto, è stato addirittura provato con un connazionale per vedere se il problema era relativo più che alla relazione alla lingua, ma non è stato assolutamente possibile. Il problema è che aiutare una persona che non si fa aiutare, che non desidera farsi aiutare, è estremamente complesso nel nostro ordinamento. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ieri dal giudice di sorveglianza di Firenze. Si tratta di un pregiudicato di origini cinesi di 50 anni che stamani è stato rintracciato in via Pieragnoli e tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Iolo. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito di ripetute denunce in stato di libertà per evasione. Nei confronti dell'uomo, infatti, il Tribunale di Firenze aveva disposto gli arresti domiciliari a seguito di una condanna per abbandono illecito di rifiuti speciali. In più di una circostanza, però, il 50enne è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione. L'arrestato è stato condotto al carcere della Dogaia a disposizione della magistratura. Anche a Prato e provincia è possibile sottoscrivere la petizione sul salario minimo. La campagna promossa a livello nazionale dal Partito Democratico per sostenere la proposta di legge sul salario minimo arriva a Prato. Da domani sarà possibile aderire alla mobilitazione che ha già raggiunto le 300.000 sottoscrizioni. Si comincia alle ore 18 a Prato in Piazza del Comune e a Carmignano presso il Circolo Arci, 11 giugno. Domenica la campagna si sposterà a San Quirico di Vernio dalle 10 in Piazza del Comune. Infine martedì 29 agosto a Montemurlo, sempre dalle 10 in Piazza della Costituzione. La petizione sul salario minimo può essere sottoscritta anche online all'indirizzo salariominimosubito.it. È una battaglia di civiltà, ci sono oltre 3 milioni di persone che recepiscono uno stipendio di meno di 9 euro all'ora. Per noi questo non è accettabile, questo non è lavoro ma è sfruttamento. Noi riteniamo che sia necessario che da un lato la contrattazione collettiva sia rafforzata e soprattutto quei contratti che rappresentano davvero quella che è la contrattazione fra i sindacati e le categorie più rappresentative possano effettivamente essere poi dati alle lavoratrici e lavoratori dei vari settori. Ma ci sono poi quelle lavoratrici e lavoratori che questi contratti non ce li hanno e quindi noi vogliamo che per legge ci sia una retribuzione di almeno 9 euro l'ora. Noi chiediamo anche che ci sia una legge sugli appalti e subappalti, proprio perché anche qua sono le lavoratrici e i lavoratori i primi a rimetterci con stipendi veramente bassi e poche tutele. Questo è un tema che tra l'altro tocca anche direttamente la nostra realtà, il distretto pratese, visto i casi anche di sfruttamento che spesso vengono denunciati. Assolutamente, questa è una battaglia che dobbiamo fare. Io sono molto contento che tutte le forze di opposizione, tranne Italia Viva, abbiano accettato di fare questo percorso insieme al Partito Democratico. Oggi c'è bisogno di un vero e proprio movimento di comunità e tutti i partiti, tutte le realtà devono andare nella stessa direzione, cioè quella di chiedere un lavoro che sia veramente ben retribuito, che abbia tutele e quindi che non si parli più di sfruttamento, anche e soprattutto nel nostro territorio, dove questo evento e questo fenomeno purtroppo è all'ordine del giorno, ma noi continueremo a batterci come abbiamo sempre fatto. Dopo il nostro servizio di ieri sulla perdita di via di Cantagallo, giungono altre segnalazioni di perdite d'acqua in città da parte dei nostri telespettatori. La prima riguarda il tratto finale di via Valentini, dove, come si può vedere dalla foto, l'acqua sgorga dall'asfalto. Stessa situazione anche in via Tofani, la perdita è già stata segnalata da alcuni giorni a Publiacqua e, come si può intuire da segni sull'asfalto, la segnalazione è già stata presa in carico dai tecnici. Le immagini si riferiscono al pomeriggio di oggi e ancora l'intervento non era stato effettuato.
I vigili del fuoco di Prato ieri pomeriggio hanno effettuato un intervento per il recupero di un drago barbuto di circa 30 centimetri. Il rettile si trovava in un'aiuola presso un condominio in viale Montegrappa. Non presentava ferite e dopo la cattura è stato trasportato in caserma in attesa di essere affidato ad una struttura o di avere notizie sul proprietario. Buono libri da 100 euro da spendere in una libreria di Prato, a metterli in palio è la rete dei musei. C'è ancora un po' di tempo per provare a conquistare gli 8 sigilli sulla tessera di Ti Porto al Museo, il percorso multimediale lanciato l'anno scorso dalla rete dei musei di Prato. I visitatori che hanno seguito il percorso in uno o più musei hanno infatti ricevuto una tessera su cui apporre a ogni visita il sigillo del museo. Già a metà viaggio, con 4 sigilli, si riceve in premio lo zainetto griffato della rete. Alle prime 10 famiglie che riusciranno a completare la tessera, quindi con 8 sigilli, la rete ha riservato un premio speciale. Un buono libri da 100 euro da spendere in una libreria di Prato. Al momento sono già 10 le famiglie che hanno segnalato di aver completato la tessera. La consegna dei premi inizierà da settembre al Museo di Scienze Planetarie, ma ci sono ancora alcuni premi da assegnare, quindi è aperta la gara per rientrare fra le prime 10 famiglie che riceveranno il premio. Il percorso è attivo in tutti i musei, compatibilmente con gli orari e le aperture estive. Tutti i percorsi sono accessibili con il proprio smartphone in modo semplice e immediato per coinvolgere i visitatori in un viaggio alla scoperta dei musei, quello di Scienze Planetarie, il Museo della Deportazione e Resistenza di Figline, il Museo Archeologico di Artemino, il Museo Ardengo-Soffici e del Novecento Italiano di Poggio a Caiano e ancora il Centro di Scienze Naturali, la Casa Museo Leonetto Tintori, il Museo della Badia di Vaiano e il Museo delle Macchine Tessili di Vernio. All'ingresso di ogni museo al visitatore viene consegnato un pieghevole con le tappe dell'itinerario, i punti di interesse e le istruzioni necessarie per seguire il percorso, rispondere al quiz collegato e scoprire la parola chiave e simbolo del museo. Una volta completato il percorso e scoperta la parola misteriosa, si conquista il sigillo del museo da conservare sull'apposita tessera. La prenotazione è indispensabile soltanto per il Centro di Scienze Naturali e la Casa Museo Leonetto Tintori. Ammonta a quasi 3 milioni di euro la cifra complessiva di finanziamenti per interventi nel comune di Vernio, in buona parte già conclusi, che al momento risultano stralciati dai fondi PNRR. Il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, lancia l'allarme sul silenzio del governo, che fino ad oggi non ha fornito risposte ai comuni su linee alternative di finanziamento. Non abbiamo garanzie ufficiali sul rifinanziamento delle opere, che nel caso di Vernio comprendono ad esempio la fase 0 del primo lotto del ripristino del lago Fiorenzo a Montepiano, il parcheggio di Piazza Primo Maggio, la messa in sicurezza dei ponti di Terrigoli, Serilli e della stazione, sottolinea Morganti. E siamo adesso allo sport, parliamo di calcio, giornata storica per l'AC Prato dell'era Stefano Commini, che ad un anno dalla rinascita della scuola calcio vede ripartire anche il settore giovanile, voluto dal presidente grazie al lavoro di Maurizio Ridolfi, Pier Paolo Biagi e Andrea Maretto. Si è radunata infatti oggi a San Giusto l'Under 17, guidata da Andrea Taddei, con il supporto del preparatore atletico Alessandro Iannelli e del preparatore dei portieri Stefano Luci. Il gruppo proseguirà gli allenamenti domani nel ritiro di Porretta Terme. Adesso è il momento dell'agenda, vediamo quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani alle 21.30 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Rapito. Alle 22.30 il Colibrì, lo spazio estivo presso il Circolo Arci Renzo Grassi di Invernali, Music Selection by Capannos Staff, serata musicale con Daniele Fugiaschi e Resia 86. Da domani a martedì 29 agosto, presso la terrazza panoramica dell'ex canonica al Borgo della Rocca di Montemurlo, quinta edizione della Sagra della Bistecca. Il ricavato sarà destinato alla manutenzione del borgo e della pieve. Vi lasciamo alla meteo a cura del Consorzio Lamma. A seguire, in occasione del meeting di Rimini, l'incontro infrastrutture PNRR, quale sviluppo per l'Italia, con la partecipazione tra gli altri del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e Antonio De Caro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari. Vi ricordiamo infine domani a mezzogiorno, in diretta dal meeting di Rimini, l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questa edizione è davvero tutto, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di serata.
Purtroppo questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo, un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Toscania, la qualità del pulito. Una buona serata a tutti dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Cominciamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Vediamo che ancora l'anticiclone subtropicale africano interessa tutto il Mediterraneo, anche la nostra penisola, scarsa circolazione, temperature decisamente elevate. Più a ovest però vediamo una depressione sulle isole britanniche con associata una perturbazione. Ecco, sarà questa perturbazione che poi all'inizio della prossima settimana, nella giornata di lunedì, riuscirà a entrare sul Mediterraneo e a portare un deciso cambio del tempo anche sulla nostra penisola. Andiamo però a vedere il tempo per domani. Mattinata soleggiato ovunque, venti deboli da sud, mari poco mossi, nel pomeriggio poco cambia, ancora soleggiato ovunque, venti da ovest un po' più sostenuti sul litorale, venti che riusciranno a entrare un po' anche sulle zone interne. Qui ci sarà anche un leggero calo delle temperature domani, valori comunque ancora molto alti, però 2-3 gradi in meno rispetto alla giornata precedente per l'arrivo dei venti da ovest.